Credo di non essermi mai sentito tanto in pericolo come mi è successo alla Cagnada Real. Pieno di siringhe. Dai, dagli tutto quello che abbiamo. Si stanno urlando tutti, Ci ha tirato le robe. La baraccopoli più grande ed estrema di tutta Europa. Fino ad oggi di quartieri al limite ne ho visti tanti e i peggiori erano situati prevalentemente lontani da quella piccola parte di mondo che viviamo noi e che viene in modo un po' semplicistico definita primo mondo. E forse era proprio questo il motivo per cui ero così curioso di andare a visitare la Cagnada Real nella periferia di Madrid, perché viene descritta ovunque come una situazione così strana e diversa da un contesto tipicamente europeo da fare sinceramente paura. Ma partiamo dal principio. Scrivo a Zazza, un ragazzo italiano che realizza contenuti in spagnolo. Io me fio di lui. Chiedendogli qualche informazione sul posto, lui mi risponde che recentemente ha realizzato un contenuto per la TV proprio alla Cagnada Real. È complicato, sono tutti zingari che vendono droga. Ma mi restituisce anche un contatto chiave per provare a esplorare la zona con qualcuno del posto. Se vuoi ti passo il contatto di un tipo, è un marocchino che vive lì. Anche se, autoctoni o meno, la situazione sembra essere davvero complicata. E tu comunque hai viaggiato tantissimo, ti sai muovere, sai, non sei uno sprovveduto che dico cazzo vai là e lo pestano. Però quando sono andato adesso l'ultima volta hanno iniziato a tirarci roba sul furgone. Può essere che te ne vai con una bella sorpresa, Prego, sposta. Non amano. Ci ha tirato le robe. È molto, molto, molto pesante. Amen. In qualche modo faremo. Sentiamo quindi il contatto di Zazza, Ibrahim, che mi dà subito la sua disponibilità ad accompagnarmi dentro quella zona anche con una certa serenità. Quindi prendo il volo, preparo le valigie e si va in aeroporto. E già immediatamente i primi segnali che ci arrivano dall'alto non sono esattamente dei migliori. Diciamo che per quello che stiamo andando a fare, avere questa macchina davanti non è un segnale ottimo. Ma che cos'è esattamente la Cagnada Real? In parole povere, è un insediamento situato nella periferia di Madrid, noto per essere una delle baraccopoli più grandi d'Europa e in cui spaccio, criminalità e addirittura omicidi sono all'ordine del giorno. Parte dell'insediamento si trova infatti su terreni privati, mentre altre parti si estendono su terreni pubblici. Questa situazione ha reso difficile per le autorità gestire l'area in modo coerente e fornire servizi di base come acqua, elettricità e servizi igienici, lasciandola praticamente abbandonata a se stessa. Di conseguenza, la popolazione di queste slum vive prevalentemente in abitazioni improvvisate, senza alcuna infrastruttura adeguata e può far conto solo sulla criminalità per sopravvivere. Come sempre cercate di non farvi uccidere. Faremo del nostro meglio. Salutiamo Giulia che ormai è di rito e ragiono sul fatto che sono molto fiero di te perché quando hai iniziato a lavorare per me una cosa mi ha detto: faccio tutto ma non ti accompagno nei posti paurosi. Qua mi ha fregato perché sono l'unico amico che ha che parla spagnolo. Dopo il grande regalo che gli ho fatto nel centro massaggi me lo deve. Ma bando alle ciance, voliamo come schegge verso il gate e inizia l'avventura. La prima tappa ovviamente è Madrid, centro dal quale si estende la Cagnada Real. Il piano è albergo, cena e giro notturno preventivo, dato che in quest'ordine per ora ci ha sempre portato fortuna. Arrivati, nos vemos en Madrid. Grazie. E mo chi glielo spiega? Buona fortuna. Ciao. Guarda lì, che bene che ci trattiamo. In questa macchina sembriamo letteralmente dei poliziotti. Che da una parte potrebbe anche essere un bene, Ha detto? Dai, tu pare polizia. O forse no. E ora andiamo all'hotel. Mentre ci dirigiamo verso la nostra meta, penso a quanto sia incredibile il fatto che un posto come quello si trovi letteralmente a 10 km dal centro di Madrid, che è una delle città più importanti di tutta Europa. Adesso noi siamo qua belli, felici, contenti, bravo in spagnolo. Però poi, come sarà ad andare là? Vedremo Teo. Io non scendo qua, neanche morto. Ma va! Che abbiamo passate troppe per farci spaventare. Ma guarda che bello, siamo usciti dal parcheggio e la città è proprio viva. Andiamo in hotel. Eccoci qua. Guarda, dove sei portato. Gli hotel Giulia li sceglie bene, lo dirò sempre. Bagnetto super top. Camera qui. Onestissimo. Andiamo a mangiare e mi viene in mente una cosa incredibile che c'era successa prima, di cui mi stavo quasi dimenticando. Mentre stavamo salendo sull'aereo, c'era una ragazza davanti a noi che si è messa a parlare al telefono dicendo di doversi incontrare con un boss della coca. Scherzando, ho detto: ma ce lo dai anche noi il numero del boss? E lei fa: no, ti do il mio. Abbiamo scritto adesso se hai incontrato il boss. Ha detto: certo. E ci ha inviato due video. Ma scusa, mi sono confuso. C'è della coca sul tavolo. Stasera. Fammi approfondire un attimo, che sono sicuro che qui sotto c'è qualcosa di interessante. Sono qui in vacanza.
vacanze. È meglio tenersi questo contatto per la prossima volta. Finiamo di mangiare un panino, veramente assurdo. Paghiamo, ovviamente, con Revolut, che se passate dal link in descrizione vi dà pure 20 euro bonus. E facciamo un recap della situazione. Zazza l'italiano ci ha dato il contatto di questa persona con cui adesso si sta scrivendo Teo, che ci ha dato una posizione da raggiungere. Mi ha detto che la strada della Cañada è piena di buche, stai attento. E quindi decidiamo di andare a incontrarlo così, senza averlo visto nemmeno in foto. Rischioso, ma è l'unico modo. Andiamo. Ma dai. Ma cosa sta facendo? Senza parole. Noi parleremo con questo ragazzo che spero ci dia un po' di indicazioni generali sul posto e domani si fa una vera e propria esplorazione. Mentre Teo continua a pregare in silenzio per la sua vita, continua a pensare a quanto sia senza senso la mia. Il nostro hotel è questo qua e letteralmente a 20 metri c'è il Capital, che è una delle discoteche più fighe di tutto il mondo. E noi sabato sera, invece di, come le persone normali, andare lì, andiamo alla Cañada Real. Distretto 6, il más peligroso. Ci blindiamo in macchina e ci dirigiamo verso il punto indicatoci dal nostro contatto, di cui ad un certo punto vorrei sentire almeno la voce. Buscamos un poquito de tráfico. Te escribo un mensaje ya cuando estamos. Vale. Minchia. Buttato giù? Sì. Non promette benissimo. E Teo lo vedo un po' confuso. Ci vuole un piccolo brief. Queste persone sono abituate al pericolo, a quella cosa lì. Se percepiscono che tu hai paura, ti mangiano. Quindi, anche se hai paura, ed è normale avere paura, non deve trasparire all'esterno. Questa è una regola che vale davvero sempre in queste situazioni. Stiamo ufficialmente uscendo dall'autostrada Cañada Real. Inizia qua. Ecco, diciamo che non è difficile accorgersi dove finisce Madrid e dove inizia la Cañada Real. Ci guardano tutti, ovviamente. Si stanno urlando tutti, eh. Sì, lo so. Ma che roba assurda, cambi fuochi. Non potete capire. Sì, non ci voleva sta roba. C'è una macchina che ci sta bloccando la strada. Vai, vai, vai. Non il migliore dei benvenuti, diciamolo. Inizia a chiamare un tipo. È assurdo. Siamo arrivati. La situazione è questa. Siamo letteralmente in mezzo alla strada. Quale? Tipo prima avvisano qualcuno dell'auto che passa. Io non scendo qua, neanche morto. Ma che posto assurdo, eh. E tra l'altro anche pieno di movimento. Tanto che per la situazione in cui stiamo ci verrà molto difficile pure incontrare il nostro contatto. E lui? No, è uno col giubbotto bianco. È chiuso l'auto, vero? Sì. Ma non demordiamo e mentre ci nascondiamo nel buio speriamo che sia lui a fare la prima mossa. Eccolo. Il tipo è laggiù. No, tieni giù, ti stanno guardando adesso. È lui. Amigos de Zaza? Sì. Ok, ok. Siamo italiani anche noi. Italiano. Sì. Gusta italiano bien. Ok, di primo impatto sembrano amichevoli. Salgono sulla macchina e iniziano a darci indicazioni. Sigue por arriba, amigo, y sales por una carretera más mejor. Senza, ovviamente, dirci dove siamo diretti. Questa zona è curiosa, sì. Ti sorprenderias, amaro. Adesso stiamo andando un po' verso fuori, ma lì dentro è stato assurdo. Ok, ci vogliono portare in un bar, a detta loro, tranquillo, fuori dalla Cañada Real, prima di affrontare il luogo che siamo venuti a scoprire. Ma qui también vende droga. Qui vendono droga, la frase che ho sentito forse più spesso in questi giorni a Madrid. È pericoloso parlare nella Cañada o no? No, non è pericoloso, però in algún momento può essere. Però c'è molto pericoloso. Con la notte è molto civato. E salen con pistola, se si disparano e poi preguntano. A me la mina è mare un pochino pericoloso di Barcellona. Comparato con le carne da legno da pericoloso. Ecco, questo lo immaginavo. Ma com'è diviso il quartiere? Sector 6, sector 5, sector 4, sector 3, sector 2, sector 1. E vosotros estáis en el sector 6. 6. Más jodido. Interessante, ma è il momento di uscire allo scoperto. Adesso siamo andati in un paesino vicino per conoscere un po' dei loro amici e farci una bevuta in compagnia. Desde quanto tempo esiste la Cañada? Desde 2007. È un mondo. Certo. Pongo a gravare io solo por ahí, me metto por aquí, salgo por aquí, me sé de todo ahí, hermano. Perché nosotros no podemos venir contigo? Piensan que eres, yo que sé, secreta, por ejemplo. Sí, policía secreta. Policía, yo que sé, hermano. Comunque andar lì da solo sarebbe imposibile. Los sectores están divididos. Está la sección de los moros, está la sección de los gitanos, está la sección de los romanos. Come avevamo sentito a Libri. È una zona tutta afro. Sì, però aspetta, vera, ci stanno al suo posto, capito? Dopo due chiacchiere sulle curiosità della zona, ci spostiamo dentro al bar. Dobbiamo diventare loro amici oggi per domani ottenere che cosa possibile. Perché todos plantavano marijuana in la Cañada, todos. E saltavano los contadores. Y llegó un momento y ya está que la cortaron. Y hemos tenido que poner placas solares. Ma perché? Hay fuego en la calle. Es un punto de
venta de droga. Todo juego que ves, ahí vende. Sí. La caña de veneno está famoso, hermano. Forse perché effettivamente con questa storia dei fuochi è facile capire dove acquistare, senza nemmeno chiedere in giro. Anche perché l'offerta è variegata. Sì, hai di tutto, hermano, hai di tutto. Caballo, eroina, marijuana. Se vive bene, sì. Io mi sento a gusto. Come la caña da ningún lado. Dopo tutte queste informazioni ho bisogno di prendere aria. Ho 30.000 pensieri su questi tipi qua, su quel posto. È tutto così confuso in questo momento. Cioè la Cañada è il posto più pericoloso e più brutto che abbia mai visto in tutta la mia vita. Eravamo in macchina, avevo paura e c'erano quelli che ci urlavano. Si stanno urlando tutti, eh. Da nessuna parte ho avuto paura come lì di fare tipo così e mettere il telefono, cioè che si vedesse minimamente al di fuori della macchina. Ve l'avevo detto. Entonces vamos a la Cañada ahora. Sì, ahora en un rato. Necesitamos non viver l'esperienza. Sì, por la noche ir nel barrio es peligroso. Vabbè, Angeletto, che carino. E a sto punto pago io. Quanto te tenemos que dar, hermano? No, te lo digo en serio. Hermano, yo no tengo ningún problema. Tranquillo, a questo giro, anche solo per il disturbo, che pensi mi. Ma adesso. Vamos a la Cañada. Dove vivono i nostri amici. Adesso li stiamo comprando una casa. Esprimere a casa, sono abbastanza tranquillo. Adesso un punto di droga, tappi. No, qualcuno ti ha preso. Mira, lo giochi, Sandro. Comunque io una cosa così palese, sincero, non l'avevo mai vista. Perché qui non è solo il disagio, ma anche la tranquillità con cui vengono svolte le più disparate attività illegali ad essere assurda. Sta nella zona dei marocchini, dove che sono più tranquilla. Ok, molto tranquilla. Decidono però che prima di arrivare a casa devono farci fare uno scherzone a un loro amico che proprio in quel momento sta camminando per la strada. Il di schierda, perché sali uno dai, che è il tuk-tuk. Qua, fermo. Ah, adesso. Dile policía. Sigue el foto al lado. Es nuestro amigo, no hace nada. Aquí se vende chocolate. Lo siento. ¿Qué pasa, amigo? Aquí se vende chocolate. Sí. Ok, perfecto. Venga. Gracias. ¡Vente usted! E ovviamente non finisce qui, perché siamo costretti a ripetere lo scherzo anche ad altri loro amici. Cosa ti stanno facendo? Per cioccolate. Che cioccolate? Sì. Bajame la ventana, sta qui atrás. Sta qui la abiti. Quanto queréis? Baja! Salva! È una broma. Ecco, qui rischiava di finire peggio. Vai a divertir, che sei? Ora vamos a robar. A robar. I go to the job. Come noi to the job. Non c'è più per stare nella casa. Quindi, dopo questi super scherzi, li salutiamo. Vamos a dormir. Nos vemos mañana. E ci dirigiamo finalmente verso l'hotel. Ragazzi. Ma non prima di qualche consiglio da parte dei nostri amici. Vosotros si no paréis a nadie. Si os hablan, seguid recto. Aunque os hablen, os digan bajar la ventanilla, vosotros seguid. Giusto per avere quel po' di ansia in più che non fa mai male. Siamo ufficialmente usciti dalla Cañada. Ho avuto paura, sono sincero, all'inizio. Devo dire che ho avuto molta paura anch'io, perché così senza conoscere, poi loro sono tutti strani, non riesco a capire bene le loro intenzioni. Cioè sembrano super amichevoli, ma anche che un po' ci stanno prendendo in giro. Anche perché così, a buttarsi subito dentro senza saperne niente, è stato imprevedibile. Bisogna tornare e vedere cosa in serbo per noi il destino. E dopo qualche minuto mi sento più leggero. A meno che non ci investano qui. Siamo tornati sani e salvi all'hotel. Sono 3:30. Le persone sane della nostra età si divertono. Doccia nanna e domani si spinge. Ricarichiamo le pile e veniamo svegliati da una chiamata strana. A che ora starei disponibile? Qui? Alla 3:30? Soprattutto per questa richiesta. Tienen que entrar dinero, eso sí. Por quién? Porque vamos a ir a un sitio, a un gioco, le tienes que dar por lo menos 20 euros. Tu traete algo y también algo para mí, ¿sabes? Ok, vuole che ci portiamo dei soldi da dare ai tossicodipendenti della zona per, non mi è chiarissimo, ma stiamo alle sue regole. Te voy a escribir un mensaje cuando estamos llegando. Venga. Ben, a dopo. Chiuso. Sta cosa che gli mette sempre giù mi fa troppo ridere. Secondo giorno si parte. Data la paura che ho avuto ieri, mi sono pure tenuto la barba per non sembrare un giovane ragazzo innocente. Teo non è convinto che Dio sia con noi. Pranzetto classico e si parte. Sono molto curioso di vedere la differenza con la notte. Lui oggi ci ha chiesto dei soldi per farci vedere delle cose. E a tal proposito, prelievo con Revolut, zero commissioni. Eh sì, perché con Revolut è possibile fare davvero di tutto. Come ricevere un bonus di 20 euro se ti iscrivi oggi. Intanto è una banca digitale, quindi il conto lo apri in meno di 5 minuti. E una volta che ce l'hai, puoi viaggiare con tariffe esclusive e cashback fino al 10%. Personalizzare la tua carta Metal come ho fatto io. Guardate che bella. Capito? Ai matrimoni con le carte di plastica
Se fai così nessuno fa discorso. Risparmiare ogni giorno con sconti su marchi top. Aspettate che devo bere, che ho la bocca secca. Revolut fa troppe cose per dirle in una sola frase. Revolut, pure dal bro. Puoi pagare tasse, bollette e multe senza commissioni, creare carte virtuali monouso per gli acquisti online super sicure e gestire il tuo budget monitorando in tempo reale i movimenti sul tuo conto, come ad esempio gli abbonamenti. Io l'app ce l'ho ed è veramente comoda, veloce. Sai, le app delle banche di solito aggiorni e non si vede, non si aggiorna, non si fa. E dite la verità, che vi siete dimenticati pure voi qualche abbonamento aperto che vi ha scalato i soldi all'improvviso quando non ve l'aspettavate. Con Revolut queste cose non succedono. Scarica ora Revolut dal mio link in descrizione per avere 20 euro bonus e farmi sopravvivere alla Cañada Real e cambia il tuo modo di vivere il denaro. Li abbiamo prelevati prima e adesso dobbiamo capire come sfruttarli. Se dovessimo spendere per ottenere delle informazioni in più, ha senso, quindi vediamo. Speriamo che non vogliano rubarci senza dirci niente. E ora non si scherza più. Già, perché ci siamo. Stiamo per esplorare la Cañada Real in tutto e per tutto. Siamo arrivati nella rotonda prima di entrare. Adesso lo chiamiamo e vediamo. Ottimo, classica non risposta. Che famo? Proviamo a entrare lo stesso così. Te ovviamente non è convintissimo, ma da qui in poi qualsiasi cosa diventa rischiosa e quindi tanto vale, balliamo. Io aspetterei che ci rispondano perché sennò dobbiamo entrare due volte, ci diceva per il discorso delle macchine. Che invece stare parcheggiati fermi con la jeep gigantesca alla rotonda del posto. Non sto qua. E quindi? Andiamo da qualche parte, aspettiamo che ci risponda. Siamo fermati in un angolo dell'autostrada. La Cañada è là, ora aspettiamo che ci dica qualcosa. Che poi ce lo richiamo? Sì, ma ancora una volta... Ma perché non ci risponde? Decidiamo un'ora in cui andiamo là comunque, sennò poi viene buio. Fortunatamente però, dopo qualche minuto... Eccolo. Ok, ci sta chiamando, vediamo. Brahim, come vai, stio? Stiamo llegando, tu estás... Donde la ubicación? De ayer, donde la ubicación de ayer. Sì. Perfecto, en 4 minutos ya estamos. Venga. Nos vemos allí. Dovergli poche parole, bro. Ok, torniamo esattamente dove ci eravamo incontrati il giorno prima. Ottimo segnale, polizia che se ne sta andando, non è mai una buona cosa. Non entriamo da là, che dove siamo entrati ieri, entriamo da qua. In modo da fare il giro al contrario e arrivare dal retro, così dobbiamo passare davanti a tutti. Siamo pronti. Stiamo ufficialmente rientrando. Occhio. C'è la macchina che arriva. Ci hanno guardato malissimo. Invece per rifare la faccia più da duro che avevo. Disposizione. Perfetta, no? Vai, meno ci vedono meglio, poi sì, foschissimo. Ma le cose si fanno subito complicate. Ma perché si fermano in mezzo alla strada? Perché adesso non posso chiamare la zia, porco. E devo dargli l'idea che so muovermi benissimo qua. Era proprio qua che è stato Zazza. Esatto, è proprio l'entrata dalla quale Zazza ha filmato tutto nel suo video. Però ci eravamo dimenticati di una cosuccia. Lui era a piedi. Qua non si passa. No. Bisogna girarci. Orca, tra noi siamo incastrati. Hanno messo la barriera e c'è la polizia. C'è la polizia. Occhio. Sta venendo qua. Quasi a sto giro sono tranquillizzato dal fatto che ci abbiano fermato. Hola. Veicolo tuyo? No. Tu nombre o de quien? No, ese no lo yo. ¿Quién ha alquilado el vehículo? Alejandro. Ma come Alejandro, Teo? Documento. No tenemos, porque no tenemos te voy a explicar. Estamos haciendo un docu on YouTube. Sí, that's me. Y entonces llegamos aquí sin documentos. Perché tenemos miedo che... Sì. Prima volta che capiscono al volo la situazione, soprattutto per il fatto di essere all'estero. Y tenéis cámara de grabación y demás. Filmo con, con el móvil. Mucho cuidado porque como pillen con el móvil, os van a reventar el coche y... Ma la domanda sorge spontanea. Vosotros perché siete qui? Estamos por aquí dando vueltas. Si pasa algo, 091. Llamas 091. 091. Gracias. Pazzesco. Anche se adesso... Il problema è un altro. Siamo sospetti perché abbiamo parlato due ore con la polizia davanti a loro. E adesso dobbiamo fare il giro per di qua di nuovo. Dobbiamo passare davanti a tutti. Eh sì. Madonna, che ansia. Ansia vera, anche perché l'ultima cosa che voglio è passare per spia da queste parti. Non sono sicuro di questo. Non siamo arrivati da qua. Non siamo arrivati da qua, Teo. Mi sta dicendo qua il navigatore, però. Vabbè, però ormai non ci possiamo più fermare. Ok, ci siamo. Proviamo a chiamarlo, quantomeno per farci venire a prendere. Hola, estamos aquí en un minuto porque hemos cogido la policía. ¿Tú dónde estás? Aquí, la ubicación. Ok, un minuto. Ma qualche secondo prima di arrivare, una signora in modo super aggressivo si lancia verso la macchina e inizia a battermi sul finestrino. E lì, ti giuro, mi stavo cagando addosso di brutto. Mamma mia. Ti prego, spostati.
Ti prego, spostati. Non hablamo. No, non hablo, non hablo. Ci ha tirato le robe. Questa è stata brutta. Madonna. Che bel casino oggi, eh. Sì, e meno male che Zazza ha detto di giorni più tranquillo. Sì. Posso dirti la mia onesta opinione? C'ho un'ansia addosso che tu non hai la più pallida idea. Sto veramente cagando addosso. Comunque, hai visto che il bambino mi ha chiesto se volevo droga? Sì, anche a me. Vorrei poter tirare sul telefono per far vedere cosa cazzo c'ho davanti in questo momento alla faccia. No. Mamma mia, che posto. Mamma mia, che posto. Quando non ci sono le persone da un piccolo video lo faccio. Comunque con una paura mortale arriviamo nel posto indicato. Tu lo vedi? E qua non era perché sì, ma non lo vedo. Ma ovviamente e non risponde però. Mi rispondi, non mi fermo qua e ti dico. Non fermarti ovviamente. C'è qualcosa che non quadra. Già ieri sera quando ci ha mollato ho detto non fermatevi. Non pare a nadie. Infatti non ci siamo fermati. Non ci possiamo fermare qua. Il posto più, letteralmente più pauroso che abbia mai visto in tutta la mia vita, te lo giuro. Assurdo, è assurdo. Che paura. Si chiude. Bravo, so che dovremmo tornare indietro. E quello è il problema, io non voglio tornare indietro. Vedi che guardano le macchine, mamma mia. Fra, è normale, abbiamo un cippone nero gigante. Eccolo. Adesso si deve chiamare. Oi! Stiamo al final della cañada. Puede esperarnos en la calle porque había mucha gente. Il problema è che dopo io da qua non posso più girare, come faccio? Se io arrivo là e lui non c'è, io devo tirare dritto e devo tornare in mezzo al casino. So che ve lo dico spesso, ma ve lo ripeterò anche nel prossimo episodio. Alla cañada real ho avuto una paura che non ho mai provato in tutta la mia vita. Stavo cagando addosso. Qui ho la sensazione che la mia incolumità non dipenda in nessun modo da me. Veramente la situazione poteva cambiare da così a così in un secondo, inghiottendoci letteralmente. Fidatevi, una cosa così non l'avete mai vista. Nel prossimo episodio. Anch'io ho paura, Teo. E che è la polizia? Perché vivono qui? Perché non hanno un altro sito che ir, già stanno enganciati alla coca. Non tienes miedo de matarte? Lui vive qua dentro. Pieno di siringhe. Vigilante della droga. Sacamo la documentazione, tutto, vale? Sì. Mamma mia. Dai, dagli tutto quello che abbiamo.